questa analisi stava per fare la fine di quella di Kong-ho, ma facciamo finta di niente. Mary e Morpeko sono la nuova unità a 5 stelle, di tipo elettro. L'unità ha il ruolo di tecnico, ed è debole al tipo coleottero. La caratteristica peculiare di questo Pokémon è la capacità di cambiare forma durante il combattimento, e questo grazie alla passiva pancia alterna. Quando usa una mossa, Morpeko cambia forma, alternando tra motivo pancia piena e motivo pancia vuota. Queste due forme apportano dei cambiamenti al kit del Pokémon. La terza mossa, infatti, cambia tipo in base a quale forma state utilizzando, passando da tipo elettro a tipo buio, e viceversa. Questa skill, oltre a fare discreti danni, aumenta la velocità dell'utilizzatore. Ruota d'aura non è l'unica parte del kit che sinergizza con questa particolarità del Pokémon. Con la passiva motivo forza, aumenterete la potenza delle mosse di tipo elettro, quando è attivo il motivo pancia piena, mentre aumenterete la potenza di quelle buio, quando è attivo il motivo pancia vuota. Non è finita qui. Anche la quarta mossa cambia il suo effetto. Se è attivo il motivo pancia piena, recupererete punti salute costantemente. Se è attivo il motivo pancia vuota, renderete più probabili i brutti colpi. Questa skill ha però un altro effetto, che si attiva a prescindere dalla forma in uso. Usando la mossa, aumenterete l'attacco di Morpeko. Se però la velocità del Pokémon era aumentata in precedenza, applicherete all'attacco lo stesso aumento. Tradotto, usatela dopo che vi sarete buffati la velocità, per aumentare velocemente anche l'attacco. Tutto quello che abbiamo visto finora è interessante, tuttavia, la vera chicca si nasconde a mio parere nella seconda mossa. Tracotanza potrebbe sembrare una mossa inutile, se usata in modo sconsiderato. La sua potenza di base è molto bassa. Tuttavia, nasconde un potenziale devastante, nella descrizione dell'effetto. Più sono aumentate le statistiche di chi la usa, più questa mossa è potente. Ciò significa che nel team giusto, se buffate Morpeko nelle varie statistiche, questa mossa farà i buchi. È passato del tempo dall'uscita di questa unità, e sì, questa mossa fa male. Chiaramente, dovete imparare ad usarla. Vi consiglio di affiancare il Pokémon ad alleati in grado di fornire multipli buff, come ad esempio Xerneas. La prima mossa è la classica mossa rompiballe dei tecnici, con cui farete pochi danni, ma romperete le scatole al nemico, infliggendogli qualche stato negativo. In questo caso, la paralisi. Non so dire paralisi, chiedo scudo. La passiva Atmoscura 5 rende più probabile questo effetto secondario. L'unità non ha nodi particolarmente incisivi nella teca ad ogni mossa 1 su 5, ma nonostante ciò, resta giocabile proprio per la grande potenza di tracotanza. Sbloccando gli altri livelli della teca, potete ottenere cose interessanti, come la possibilità di far tentennare l'avversario utilizzando Tono Shock, e alcuni nodi che lo trasformano in un Sync Nuker. Purtroppo questa unità esce in concomitanza con Dandel e Charizard, che sono davvero troppo forti per essere accantonati in favore di questo roditore bipolare. Anche avendo già trovato Dandel, tuttavia, consiglio di non spendere qui le gemme, perché le unità che usciranno a breve sono migliori. Ciò non significa assolutamente che Morpeko sia male, ma purtroppo se si hanno le risorse limitate, bisogna fare delle scelte. Con questo è tutto, ciao!